Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che storie ci sono dentro la storia di Berlusconi? Intanto, parafrasando De André, viene da dire che davvero solo la morte l'ha portato in collina, perché non è stato il giornalismo, non è stata l'opposizione politica e non è stata la magistratura capace di levarlo dal centro del campo. Oggi Berlusconi muore, quindi era un uomo che ha fatto cose gigantesche di luci e di ombre, ma si toglie soltanto per questo. Muore in un giorno in cui è ancora al centro, dopo tanti decenni, della scena politica. E per quelli come me, che sono figli dell'Espresso, dove origina tutta la storia del giornalismo di opposizione, da cui nasce lo stesso Fatto Quotidiano, poi in altri anni, eccetera, io devo dire che per me, da giornalista prima, da direttore poi, è stato un avversario straordinario. Cioè, è un avversario che mi ha insegnato a leggere l'Italia e a guardare in punti dell'Italia che prima non conoscevo. Quindi anche per chi ha fatto di Berlusconi il narratore del male, come abbiamo sentito, di ciò che non piaceva, di ciò che andava criticato, ci ha fatto il suo mestiere, poi per un giornalista niente di più, in qualche maniera c'è stata una simbiosi. Quindi ora l'Italia deve domandarsi se berlusconismo e anti-berlusconismo siano due cose così diverse. E forse solo la morte di Silvio Berlusconi può aprire serenamente questo dibattito, di cui questo paese ha molto bisogno, e capire dove c'è stato il grande, dove c'è stato l'uomo da criticare, ma soprattutto dove il fronte di opposizione, il fronte degli avversari, è stato così separato da lui, così terzo, e dove invece era in qualche modo una derivata di questo grande momento che è stato il berlusconismo italiano, durato decenni, che porta con sé qualcosa che resterà. Io non so se resterà Forza Italia, ma certamente resteranno tante cose di Berlusconi. La stessa sinistra è mutata ontologicamente. Adesso poi ce le andiamo a vedere. Adesso ce le andiamo a vedere, però voglio sentire Salvatore.